La villa romana venuta alla luce qualche anno fa durante i lavori di scavo a Feudo Antico in contrada San Pietro a Tollo continua a far emergere tanti interessanti aspetti. In un convegno organizzato in occasione delle giornate europee dell'archeologia sono stati resi noti i risultati di una ricerca fatta su dei semi ritrovati all'interno di un doglio e in altri contenitori dell'antica struttura. Come ha spiegato il professor Mauro Rottoli, è emerso che nella dimora si coltivavano cereali, legumi come il favino, i cui semi sono stati trovati in abbondanza, poi frutta, meli, peri, fichi e soprattutto vinaccioli, cioè semi per la vite. Vittorio Di Carlo, presidente di Feudo Antico, lei ha sempre creduto in questo progetto che ci regala sempre nuove sorprese. Sì, la sorpresa di oggi è che nell'andare avanti con i lavori, essendo noi concessionari di Stato, a condizione che si continui a ricercare, a sviluppare e a valorizzare le emergenze archeologiche dell'antica villa romana di epoca imperiale, abbiamo fatto analizzare i semi scoperti, ritrovati all'interno di un dolia della Pars Rustica. Oggi il dottor Rottoli, che ha fatto questa ricerca, ci ha illustrato i risultati della ricerca, testimoniando, ce ne fosse stato ancora bisogno, che da oltre 2000 anni in questo territorio, in questo areale, si coltiva la vitis vinifera e quindi il vino, possiamo dire che a Tollo si fa da ben oltre 2000 anni fa, e quindi ulteriormente confermiamo che Tollo è una delle zone, uno dei paesi, delle città in cui da sempre si produce vino. I lavori sono stati aperti dall'archeologa Anna Dionisio della Sovrintendenza Chieti Pescara. Aurelio Manzi, etnobotanico, ha parlato dell'importanza dei semi antichi e di biodiversità. La Dionisio ha illustrato ai presenti i vari ambienti, definendo esempio virtuoso di valorizzazione ciò che è stato fatto finora con una collaborazione tra Feudo Antico e Sovrintendenza. E possiamo dire che questa è uno degli esempi migliori di collaborazione fra pubblico e privato che noi abbiamo. Infatti si tratta di un privato che ha musealizzato l'area alla resa fruibile al pubblico sotto la costante supervisione dell'organo di tutela della sovrintendenza. Quindi c'è stata una progettazione condivisa, un lavoro complesso che poi però ha dato i suoi frutti, tant'è vero che ormai è conosciuto a livello nazionale e internazionale.